Bene, cari amici, è il vostro Saius che riparla. Abbiamo avuto qualche problema tecnico. Vediamo un attimino se riusciamo a risolverlo completamente. Volevo iniziare in maniera Alfredo, che sei già dall'altra parte del vetro, ma facciamo tutto in modo diverso adesso, ok? Alfredo, ci sei? Ci sono, buona serata a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dal vostro Don Quixote. Dopo la pausa della scorsa settimana riprendiamo le nostre trasmissioni, anche se purtroppo stasera c'è qualche piccolo inconveniente tecnico, ma questi inconvenienti tecnici capitano anche nelle migliori famiglie, quindi non dobbiamo assolutamente preoccuparci. Bene, Adesso Alfredo, Rosario, come va? Vai a te, vai pure adesso avanti. proviamo un'altra volta. Volevo mandare un servizio che è stato registrato che riguarda un avvenimento che è capitato, diciamo, che c'è stato diciamo, la regione Lombardia che vuole proporre un referendum. Ma facciamo prima ascoltare diciamo, il registrato e poi interveniamo noi, ok? Ok. Vediamo di far partire il registrato. Un referendum per chiedere maggiore autonomia e il testo del referendum è quello presentato dal Movimento 5 Stelle, quindi è una proposta referendaria del Movimento 5 Stelle e ascolta i cittadini è il nostro punto cardine fondamentale. Quindi voterete con la maggioranza di Maroni? Se non cambiano le cose, se non vengono inserite cose strane, voteremo. Non so cosa il Partito Democratico ha deciso di non votare, faranno le loro scelte. Ci sarà il voto palese, volete essere sicuri che 5 Stelle non facciano scherzi? No, ma i 5 Stelle sono stati chiari fin dall'inizio, anche perché davvero non abbiamo dubbi in merito rispetto a quello che può essere una loro presa di posizione, più che altro perché il quesito che noi abbiamo sottoposto e che sottoponiamo oggi all'Aula, sostanzialmente è il quesito che ci hanno sottoposto loro. Quindi è la loro proposta, quindi sarebbe assurdo per 5 Stelle non votare per una proposta, per un quesito che hanno formulato loro. L'appoggio dei 5 Stelle su queste tematiche è un apporto, una forza oppure per NCD potrebbe essere anche un pericolo? No, francamente non vedo il pericolo. Non mi sembra che i 5 Stelle siano entrati in maggioranza, anche se questa sì che sarebbe una notizia interessante. Mi sembra invece che l'appoggio dei 5 Stelle dimostri che dopo 2 anni di lavoro dentro le istituzioni, anche loro stanno maturando la consapevolezza che nelle istituzioni bisogna costruire. Bisogna qualche volta anche dire di sì e non, sempre, non si può sempre solo dire di no. Io questo lo considero un passo avanti, un gesto di maturità. E volendo anche vedere di questi 15 milioni che costerà il referendum, quindi non 30 ma 15, tenete conto che potrebbero anche essere spese di investimento e non spesa corrente. Quindi potrebbe anche essere una gestione migliore delle risorse. E su questo Grillo e Casaleggio che hai citato prima, sei davvero sicuro che siano favorevoli a spendere, se non 15, magari 10 o 5 milioni di euro per una consultazione popolare? Allora, prima dell'aspetto economico andiamo nel merito. Noi abbiamo fatto sul blog di Beppe, perdone, è uscito un post a dicembre nel quale si diceva che volevamo una Lombardia di sana e robusta Costituzione. Vi invito ad andarlo a leggere. I soldi qua si aprono una diatriba, nel senso che noi stiamo raccogliendo delle firme per fare un referendum per uscire dall'euro. Però secondo te il problema sono quanto spendiamo per il referendum o il problema è far scegliere i cittadini? Bene, cari amici, eccoci qua, riprendiamo la nostra chiacchierata con l'amico Alfredo, l'amico Don Chisciotte dall'altra parte del vetro. Ho voluto farvi ascoltare questa piccola intervista, cari amici, perché mi era sorto un dubbio. Avevo letto in questi giorni su un quotidiano online una certa notizia. Adesso se ne vengono che vogliono fare questo referendum, addirittura Alfredo, diciamo c'è l'unione fra Lega Nord e Movimento 5 Stelle della Lombardia, no? Cioè, ovviamente non è un
referendum indipendentista, questo badate bene, serve soltanto per cercare di risolvere alcuni problemi che hanno le regioni, soprattutto le regioni del nord, che non ricevono abbastanza soldi da parte dello Stato. Questo c'è anche da metterlo sul piatto, sto fatto. Certo, certo. Quindi ho voluto far ascoltare appunto questo intervento da parte del Movimento 5 Stelle, da parte della Lega Nord, perché col problema tecnico che abbiamo avuto, cari amici che ci state ascoltando, l'amico Alfredo non ha avuto modo di ascoltare la registrazione perché purtroppo è andata così. E dall'altra parte però c'era un discorso che volevo fare. Questi tutti quanti vogliono fare questi referendum per una certa indipendenza dallo Stato centrale, eccetera, però da quello che ho letto in questi giorni c'è stato un po' una manovra abbastanza sibillina che ha fatto il governo. Cioè, poche parole, sono state spostate una decina di milioni di euro che andavano soprattutto per le zone della Campania, della Terra dei Fuochi, no? Per il controllo del territorio, insomma, sono stati spostati verso il nord questi soldi che erano stati dati, se ben ricordo, dalla Unione Europea, che dovevano essere investiti, insomma, nelle regioni meridionali per cercare di sviluppare un po', diciamo, queste aree. Ma sarà anche una mancanza, diciamo, di fiducia nei confronti degli amministratori locali che c'è stata, sarà quello che vuoi, insomma, sono stati spostati i soldi. A questo punto io mi domando, ma se dovesse passare un referendum del genere, e questa domanda la faccio anche a te, Alfredo, principalmente. Certo, sto ascoltando. Se dovesse passare questo, insomma, questa marea di soldi, che molti di questi soldi vengono sempre spostati dal mezzogiorno d'Italia e vengono portati al nord, soprattutto in Lombardia, ma poi dopo continuerebbero queste, diciamo, queste incursioni che fa il governo, perché se da un lato vogliono una certa indipendenza economica, avere più soldi da parte del governo centrale queste regioni, dall'altro però non disdegnano quando il governo centrale toglie da altre regioni per dare a loro, o no? Tu cosa ne pensi? Certamente quello che, anzitutto buona serata amici dal vostro Don Chisciotte. Indubbiamente il problema è grosso ed è proprio endemico in Italia questo sfruttare le occasioni dei prestiti e delle cessioni che ci fa l'Unione Europea per utilizzi non proprio finalizzati alla cosa che si vorrebbe fare. Innanzitutto voglio fare il bastian contrario. Non credo molto nei referendum. Purtroppo in Italia abbiamo il vizio congenito di fare referendum che poi andranno nel dimenticatoio. E già questo è uno spostamento di soldi e una privazione dei soldi e da poter utilizzare in aree che non ne hanno bisogno. E vediamo anche col discorso del referendum sull'acqua, sulla liberalizzazione dell'acqua, è stata una delle solite prese in giro del governo o di gruppi politici per dare così una spolveratina di nebbia sulle i desideri e le richieste del popolo. Quindi sono piuttosto caustico in questo su questo argomento. Certo è che ci sono zone italiane che hanno bisogno di aiuti. Tu hai parlato della Terra dei Fuochi, del Meridione, e io parlerei anche della Liguria, che è costantemente annegata nei suoi fiumi appena cadono due gocce di pioggia. E anche in questo caso
Sappiamo benissimo che queste deficienze monetarie, questo sottrarre soldi, è andato sempre a beneficio di gruppi politici o di politici e amministrazioni imbricati in qualche modo sul territorio. Non ho molta fiducia in queste cose, questo ve l'ho già detto, però è certamente un'espressione civile, è un'espressione di, oserei quasi dire, di laicità verso il governo, perché non viene più da una legge data dai 600 erotti politici che vorrebbero governarci, ma viene proprio dal popolo. Io ti faccio una domanda, caro Rosario, proprio in merito a questo, poi possiamo continuare la chiacchierata. Certo. Tu hai fiducia nei referendum? Ma vedi, non è che io non ho fiducia, ho fiducia nei referendum, ma non ho fiducia nei nostri governanti, perché sai benissimo, e l'hai portato tu ad esempio la questione dell'acqua, no? Il referendum sull'acqua, che fate un referendum che lì proprio c'è stata la massima espressione del popolo italiano, perché ha votato più del 90% delle persone, se ricordo male, no Alfredo? Sì, quindi, sì. E la stragrande maggioranza ha dato, diciamo, ha detto che l'acqua deve essere pubblica e non privata, insomma, se ben ricordo, certo, no? Eppure certo, alla però... fine non è successo niente, ma non è successo niente semplicemente perché i nostri governanti hanno fatto cadere tutto nel dimenticatoio e hanno fatto in modo che tutto ritornasse come era prima, diciamo, anche se non peggio adesso. Quindi esattamente. Non è questo, ma io portavo ad esempio prima il discorso dei soldi, no? Perché quella è diciamo era uno spunto per poter dialogare su questo argomento, no? Su sì. Questo referendum. Io parto dal presupposto che il referendum per una certa indipendenza, cioè, io penso che non esiste oggi, cioè, andiamo nell'era, diciamo, della comunicazione, della multimedialità, ma soprattutto del pianeta, insomma, che è ormai è interconnesso, cioè oggi non esistono quasi più i confini, si può dire, no? Sì, che ce lo stanno dimostrando i migranti che arrivano dall'Africa, però andare a fare certi discorsi, ma poi soprattutto fatti dal Movimento 5 Stelle, che in alleanza con la Lega Nord in Lombardia, e poi invece quella denuncia che era stata fatta di questi 10 milioni che erano destinati, insomma, per risolvere cercare di risolvere il problema della terra dei fuochi, no? Perché lì, insomma, per smantellare quella che è in effetti il potere della camorra, insomma, della delinquenza su queste zone. Alla fine quella denuncia è stata fatta sempre dal Movimento 5 Stelle. Cioè, non è uno senso questo, per l'amor del cielo. Però dico io, allora, volete una certa indipendenza dal potere centrale? Benissimo, la prima cosa che dovete farvi per diventare indipendenti, diciamo, e cercare di avere più soldi dal governo centrale, combattete l'evasione. E questo sarebbe già un grosso passo avanti. Combattere l'evasione. Invece noi facciamo di tutto per nascondere quali sono i veri mali dell'Italia. Poi ovviamente dare più soldi, se è cosa che stanno facendo i governi passati, ma soprattutto questo, togliere di più diciamo alle regioni, insomma, tenersi nelle proprie tasche, insomma, nelle tasche centrali, ecco, se vogliamo definire, se non è una cosa regolare, una cosa giusta secondo me, anche perché le regioni sono quelle che devono più sopperire a quelli che sono i servizi verso la cittadinanza, verso la gente. Adesso poi diciamo, bisogna vedere anche nell'ottica delle cancellazioni di tante province. Ma io non credo neanche a questo, cioè la cancellazione di tante province, ma sai cosa significa? Significa togliere potere alle lobby partitiche soprattutto, insomma, perché
Il malaffare nasce proprio dal locale, poi si espande, va a livello piramidale, va là in alto, hai capito? Certo, parte dalla certo, base, quindi cioè io sono d'accordo, togliamo le province, ma come? E soprattutto qua, no, tutte non o non dico... tutte? È un discorso abbastanza grosso questo qui, Alfredo, quello delle province. No, non sto dicendo il discorso di togliere del discorso fatto a se stesso delle province, è che dopo vanno a finire sulle spalle delle regioni. Ecco, in questo che intendevo. A questo punto quasi quasi riterrei opportuno di una separazione delle regioni dal sistema globale italiano. Vediamo che le regioni come il Trentino, come Val d'Aosta, forse un po' meno la Sicilia, riescono a sopperire alle loro necessità in autonomia e quindi non vengono a pesare sullo Stato. Diventa una politica molto più veloce, molto più cosciente del territorio in cui vive. E questo è il problema. Sì, però non dimentichiamoci che le regioni a statuto speciale, che quelle che hai nominato statuto regioni a statuto speciale, certo, hanno speciale, grandissime certo. agevolazioni rispetto a quelle che non hanno le altre regioni. Chi ha fatto questo quando c'è stata la Costituzione, quando è stata fatta, diciamo, la Repubblica, è stato rifatto tutto, avrà pensato anche a queste cose qui, per l'amor del cielo, perché se tu fai casa sono la maggior parte tutte regioni di confine, sì, quelle che sono a statuto speciale. Anche se io non è che amo molto le regioni, cioè non amo molto il significato delle regioni a statuto speciale, per il semplice motivo che poi ci sono diciamo chi è più agevolato degli altri, insomma. Capito? Ok. Allora, togliere le province non lo so, vediamo se ci sono delle proposte interessanti. Si può fare anche il discorso di togliere le province, ma come e quante è tutto il discorso. Chi deve sopperire poi al lavoro che fa la provincia? Sarà la regione, sarà anche il comune che sarà interessato. Vabbè, togliendo l'una, un po' andrà il comune, un po' andrà la regione. Ma lì il discorso era semplicemente fatto per risparmiare un po' di soldi, però alla fine i dipendenti restavano sempre, perché venivano spostati. Ma sì, vogliono prevedere una diminuzione dei dipendenti, ma non ci credo molto. Assolutamente, rimarrà sempre una struttura comunque. Noi poi in Italia che siamo abituati a mantenere istituzioni che sono morte sepolte e putrefatte come certi enti inutili, certamente rimarranno, questo è poco ma sicuro. Bisognerà controllare, bisognerà vedere, bisognerà commissariare. I soliti discorsi che si fanno in un'Italia che non è in grado di autogovernarsi in maniera civile e onesta. Questo è indubbio, Rosario. Comunque vedremo, ecco. Staremo a vedere questa storia qui. Certamente, e come dice giustamente l'articolo che tu hai mandato e di quello che tu ne parlavi, questi 10 milioni che debbono poi andare a utilizzarsi in un l'Expo di Milano, cioè andranno anche in parte, insomma, a finanziare anche questa storia qui, quindi non so se in questo momento politico e di forte recessione che si sta avverando a causa dei problemi partitici, a causa del governo di Renzi e tante altre cause, sia proprio il momento giusto per voler magnificare il prodotto italiano. Quando le aziende se ne vanno via, quando le fabbriche chiudono, quando tutte le strutture
produttive vengono castrate dalle tasse, vengono castrate dalla concorrenza e da tante altre motivazioni che rendono difficile la vita alla produttività. Questo è il mio pensiero. Non so se sia anche il tuo o quello degli ascoltatori. Sì, bisogna rivedere un po' tutto, insomma. E questo governo non sta facendo granché su queste cose. No, è troppo impegnato a autoproclamarsi e autoreferenziarsi e non vedo molte uscite, specialmente io che siamo di sinistra, abbiamo un'ideologia alle spalle che viene dalla sinistra tradizionale, non vede grosse prospettive in questo momento. Ma perché? Perché non esiste né più né destra né sinistra, adesso la sinistra va verso destra e la destra va verso la sinistra, insomma, dai. No, questo ne abbiamo già parlato quindi... in tante altre occasioni, che non c'è più una divisione partitica, ma c'è una divisione economico-opportunistica, ecco, questo è il nuovo termine, economico-opportunistica. Questo è vero. È vero, purtroppo. Oh, vedremo, Rosario, cosa succederà. Staremo a vedere. Altre cose, caro Rosario? No, io ero rimasto a quello, poi dopo ho avuto questo problema, anzi, prima di passare oltre, volevo ricordare a tutti i nostri amici che volendo possono interagire con noi attraverso la chat del nostro sito, che è saiuzwebnetwork.it, oppure ci possono anche chiamare in diretta e porre le loro domande, ma non solo porci le domande, ma soprattutto fare degli interventi, insomma, perché se non sono d'accordo oppure sono d'accordo con noi. E proporre degli argomenti. Insomma, il numero di telefono è 0422 1626 622, lo ripeto, 0422 1626 622. E vengono in diretta, insomma, possono esprimere il proprio pensiero tranquillamente, oltre a proporre degli argomenti. L'importante è che riusciamo a far esprimere il pensiero delle persone, di chi ci ascolta. Ecco, e poi la novità è quella lì, che se vanno sul nostro blog saiuzwebnetwork.net, in alto nella schermata ci possono mandare anche un messaggio vocale, volendo. Possono registrare un messaggio vocale che ci viene spedito. O tramite la chat. L'ho detto prima, possono interagire con noi anche tramite la nostra chat, tranquillamente. Queste, insomma, sono le opportunità che diamo alle persone, insomma, che ci ascoltano in questa trasmissione, ma in tutte le nostre trasmissioni, soprattutto che su quelle lì, diciamo, in diretta, live. Ecco, che possono intervenire, perché il nostro pensiero è condividere, quindi risvegliamo quel neurone che ormai si è addormentato da troppo tempo, che i grandi media, insomma, l'hanno messo a nanna, con la ninna nanna dei grandi media, insomma, che ci hanno addormentato, no? È questo. 22:31 qui a Saiuz Web Network, state ascoltando Don Chisciotte e Mulini a Vento. Quattro chiacchiere tra Don Chisciotte, l'amico Alfredo, e il sottoscritto Saiuz, Rosario alias Saiuz, perché poi dicevo sempre Saiuz alias Rosario. Ok. Capita questo. Questo. Quindi questo è un argomento che ho voluto, quello lì che abbiamo detto prima, insomma, abbiamo parlato all'inizio. È un argomento che ci tenevo a dirlo, perché è un argomento abbastanza recente. Quello del, diciamo, del referendum in Lombardia. Altro argomento recente è che ormai entreremo in guerra. Sembra che dopo 60 anni e più di pace, qua le mani cominciano a essere grattate da un prurito piuttosto pericoloso. Logicamente. E quello di cui vi parlo è il discorso del nostro rapporto con la Libia, con l'ISIS,
con lo Stato Islamico, che sembra che peggiori giorno di giorno, intanto che ci stanno minacciando che vogliono conquistare Roma. Già si parlò molto tempo fa del fatto che vogliono fare brillare sul Vaticano, su San Pietro, la mezzaluna islamica, ma ora qui diventa ancora più problematico il nostro rapporto tra l'ISIS, tra lo Stato Islamico integralista, ecco, vorrei specificare integralista, e l'Italia, perché siamo abbastanza vicini a Sirte. Sirte è un paesino della Libia, e dove si potrebbe dire possono partire le più pericolose minacce, essendo un tiro di schioppo da Lampedusa e un tiro di schioppo dalla Sicilia. E già molti politici, specialmente quelli di destra, inneggiano al armiamoci e partiamo. No, armiamoci e partite, dico. Esatto, ma dovrebbe esserci armiamoci e partiamo, però come nell'opera dicono armiamoci e partite, perché un conto è inneggiare ad inni di guerra, un conto affrontare la guerra, specialmente da una generazione, quella dei politici, fra cui tantissimi giovani ci sono, che non hanno conosciuto né la guerra, né il dopoguerra, né la prima linea. È uno scherzare col fuoco, perché qui la realtà dell'ISIS si fa sempre più minacciosa. Qui continuano a decapitare teste come se fossero cocomeri maturi nel mese di agosto, e il pericolo del dilagare di questa mentalità non è un rischio da sottovalutare. Abbiamo avuto anche questa dimostrazione a Copenaghen, abbiamo questi continui attacchi alle comunità ebraiche e anche alle tombe violate degli ebrei, come è successo. E non è che ci si debba non si può far passare sotto gamba questa cosa. Ma Alfredo, scusami, dimmi. Io parto sempre da un presupposto, cioè da un discorso che è abbastanza semplice. Noi ci stiamo, grazie a questo pubblicità che stanno facendo i grandi media, perché così hanno deciso gli americani e così stiamo andando noi, no? Parlando dell'ISIS, stiamo facendo vedere la gente che viene decapitata, la gente che viene bruciata, eccetera. C'è anche bruciata, è vero? Sì, no, ma dico, io ripudio qualsiasi cosa che sia la violenza, insomma, l'uccisione di un essere umano, da qualsiasi parte venga. Certo, questo per l'amore del cielo è questo, ma insomma ci mettiamo un attimino in testa una cosa, un discorso molto semplice. Ma quando gli israeliani, insomma, uccidono i palestinesi, perché non fanno tutta questa pubblicità? Perché quando uccidono i bambini palestinesi, c'è oppure la quando degli noi americani, per dire, no, oppure quando noi per dire portiamo la pace in un posto, andiamo a bombardare quel posto e quindi uccidiamo civili inermi, no? Donne, vecchi, bambini, eccetera. Cioè, un pilota d'aereo, un bombardiere, insomma, certo, sì, sgancia delle bombe. Certo.
queste bombe fanno dei disastri in mani, no? Ammazzano, devastano, distruggono, eccetera. Cioè, e poi ci meravigliamo che questi qua li decapitano, tagliano la testa, li bruciano, eccetera. Secondo me il pesce puzza dalla testa. E il pesce è che, come ha detto quel generale francese, che chi è l'ISIS, chi l'ha creato, chi l'ha mantenuto, come chi ha mantenuto Saddam Hussein, chi ha voluto che esistesse, cioè che si tenesse, diciamo, al suo posto Gheddafi fino a quando ha fatto comodo. C'è la politica internazionale, gli americani soprattutto, che sono in prima linea su questa, su questo fronte. No? Dobbiamo rivedere anche la strage alle Torri Gemelle. Dobbiamo rivedere tante cose, no? Eppure, ecco, però tutte queste cose noi ce le mettono lì nel dimenticatoio, non ci fanno più sapere niente. Sai, si parla per un po', per esempio, di Charlie Hebdo, se ne è parlato. Ma qualcuno è andato a dire guarda che in Inghilterra, in un quartiere dell'Inghilterra, eccetera, erano stati schedati dei cittadini inglesi che compravano la rivista, stati schedati dalla polizia. Sì, è vero, sì. Purtroppo. Sì, si parla di queste cose, ma vedo proprio parlare, se ne parla talmente marginale, proprio come se fosse la notizia che te la faccio passare perché così tu fra 5 minuti te ne sei dimenticato. Però ne vediamo tutti i giorni i bombardamenti, vediamo le uccisioni, le decapitazioni, eccetera. Come la stessa discorso che si fa sull'Ucraina, no? Chi è che ha iniziato il discorso in Ucraina? Non credo che l'abbiano iniziato i russi soltanto. No, è un problema. Cioè, è un problema. Anche chi c'era lì quando il presidente fu deposto, il presidente che era stato legalmente eletto dal popolo? Perché non faceva comodo ai paesi occidentali, americani in testa. Chi c'era lì? C'erano i senatori americani che erano andati in Ucraina. E chi è che ha fatto, diciamo, che hanno commesso le prime atrocità in Ucraina? Sono stati i gruppi nazifascisti. Certo. Poi dopo incominciano a uccidere cittadini russi, ucraini, perché sono russi, sono di origine, ma ucraina a tutti gli effetti, che sono cittadini dell'Ucraina. Certo, sì. Questi si ribellano, incominciano ad attaccare, quando incominciano a prendere mazzate, chiamano gli americani, chiamano l'Europa e noi andiamo lì a discutere con Putin, a discutere, a togliere le castagne dal fuoco, come si suol dire. No, cari miei, cioè, non mi sta bene questo, non mi sta bene nessuna guerra, da qualsiasi parte sia venga fatta, perché odio la guerra, odio la violenza, lo ripeto e lo dirò sempre, con la violenza non si risolve mai nulla. Non si è mai risolto nulla. Serve solamente ad affossare un popolo. Vai lì, lo distruggi e basta. Però non è che hai creato chissà che, hai creato soltanto odio. Certamente quello che rimane dopo la guerra è l'odio, questo hai perfettamente ragione. È la morte e la distruzione, ma non per chi ha voluto la guerra, è quello il problema. La morte, la distruzione, la miseria, la fame, i senza tetto sono quelli che vivono sul posto, cioè il popolo. Perché se dicessero va bene, facciamo la guerra e muoiono chi l'ha voluta, i generali, non dico i soldati, lasciamo stare i soldati che, come dice Fabrizio Di André, il nemico è un fratello che ha una divisa di un altro colore, quindi è sempre quello che va a morire, quello che va a rimettersi. Sì, ma in queste guerre che stanno facendo adesso più che muoiono più civili che soldati. Esatto, sono loro che si stanno distruggendo, perché questo è il problema, non è che muoiono soldati, muoiono guerriglieri, muoiono civili. E poi c'è un altro fattore, insomma,
Perché noi dobbiamo sempre prendere ordini dagli Stati Uniti? Perché comanda. Cioè, come quando arrivano in Europa, prendiamo ordini dalla Germania, dalla Francia. Cioè, ma noi siamo un popolo a parte, soprattutto l'Italia ce l'ha nella Costituzione, che è una nazione che ripudia la guerra. Ma sai, gli americani cioè, non è che, intanto come fai a bypassare questo articolo della nostra Costituzione e poi mandi i nostri soldati a uccidere? Perché poi in fin dei conti, quando ci sono gli scontri a fuoco, uccidi, vieni ucciso, ma uccidi anche. A questo indubbiamente, Rosario. Beh, una nazione che ha nella Costituzione che ripudia la guerra mi sembra un grande non senso. Esatto. Poi dopo, almeno nel caso dei nostri italiani, se vanno in prima linea, addirittura muoiono grazie alle armi esportate dagli stessi italiani. Ah beh, innanzitutto sì. Come le mine antiuomo, come tante altre armi che noi forniamo. È una cosa che, a pensarci bene, è molto, molto ridicola, perché non ha una consistenza logica nel suo essere. Certo, gli americani amano la guerra, stavo pensando mentre parlavi prima, intanto la guerra la fanno fuori dall'America, perché penso che se si ritornasse alle guerre di successione, nordisti, sudisti, eccetera, ci penserebbero per salvaguardare la propria economia, ci penserebbero un attimo prima di armare delle nazioni. Vediamo che in tutti questi decenni l'America ha fatto la guerra, partendo dal Vietnam, in tutte le altre realtà, fuori dai propri confini. Invece noi siamo in mezzo, al Mediterraneo, e siamo proprio nell'occhio del ciclone, come si suol dire, che non è che possa portare pioggia, vento, può portare morte. E da dire un'altra cosa, che l'Italia è considerata meno che zero. Infatti anche negli ultimi incontri con Obama non è stata lì, c'era un articolo in cui diceva che l'Italia non è stata invitata perché intanto non conta niente. Questa è la considerazione che hanno i popoli del nostro popolo, ed è abbastanza triste. Essendo in mezzo, noi siamo terra di conquista, vediamo che tutte le basi missilistiche le mettono in Italia e noi non ci ribelliamo e noi non diciamo nulla, anzi accettiamo passivamente queste realtà. Siamo terra di conquista, Rosario. D'altronde la guerra, la seconda guerra mondiale, non l'abbiamo vinta noi, l'hanno vinta gli americani, e quindi hanno diritto di prelazione sul nostro territorio. Sì, diritto un corno di prelazione sul nostro territorio. Ti ricordi quando si facevano manifestazioni Yankee Go? Sì, esatto. Cioè, per Sigonella, la lotta per Sigonella, per tutte queste basi militari, non lo so per quale motivo tutto viene accettato passivamente e andiamo avanti così. Quindi è triste. Già per quanto riguarda, ritornando al discorso della Libia, che è una realtà abbastanza contingente per la vicinanza della Libia e per l'uso dei missili Scud,
che possono arrivare tranquillamente almeno fino a Lampedusa. Già nel settembre del scorso, al ritorno da Seul, Papa Francesco evocò il pericolo imminente di una terza guerra mondiale, combattuta a pezzi con crimini, massacri e distruzione. Qui quindi anche Renzi lo sa di questo grosso partito, questo grosso pericolo, ma a morire per Silt e per l'Italia però ci vada qualcun altro, quindi armiamoci e partite. Bene, sempre così, sempre così. Comunque, cari amici, vi ricordo che state ascoltando Don Chisciotte e i mulini a vento, quattro chiacchiere tra Don Chisciotte, l'amico Alfredo, il sottoscritto Saiuz Rosario. Vi ricordo che abbiamo la chat sul nostro sito saiuzwebnetwork.it, con la quale potete interagire con noi, oppure volendo potete intervenire in diretta chiamando il numero 0422 1626 622. Ripeto, 0422 1626 622. Potete dire la vostra tranquillamente, anche se non la pensate come noi. Network dà libero spazio a tutti quanti, lo abbiamo sempre detto, lo diremo sempre, perché il nostro compito è quello di condividere informazioni, condividere tutto. Quindi condividiamo anche il vostro pensiero, se lo volete esprimere via telefono, via chat, come volete, insomma. Da pochi giorni c'è anche la possibilità di mandarci un messaggio vocale andando sul nostro blog saiuzwebnetwork.net, lì troverete in alto troverete il link, c'è un microfono, l'iconcina del microfono, cliccandoci sopra potete lasciare un messaggio vocale che ci viene direttamente mandato e quindi noi potremo farlo ascoltare, potremo ascoltarlo tranquillamente. Se bene, Alfredo, volevo terminare questo discorso della guerra con una battuta finale, no? Certo, cioè, sì. Proprio il fatto, diceva, quando c'era Gheddafi tutto questo non capitava, però. O no? Lo so, teneva a freno tutti quanti, li teneva a freno. Adesso vediamo l'Egitto se riesce a tenere freno. Ha bombardato, però ha detto subito intervengo l'ONU. E poi anche la Giordania ha bombardato. Si stanno un pochino svegliando le nazioni arabe, quindi si stanno accorgendo che questa ISIS, questo Stato Islamico fondamentalista, sta creando dei problemi grossi anche a loro, quindi per difendersi logicamente stanno alzando la voce e capendosi in arabo penso che qualcosa forse riusciranno a risolvere. Per quanto riguarda invece la guerra, mi viene in mente un film dei fratelli Marx, La guerra lampo dei fratelli Marx, è un film in bianco e nero logicamente, prima tra le due guerre penso, adesso non so esattamente l'anno, in cui un piccolo Stato, che potrebbe essere l'Italia, pieno di debiti, pieno di proprio ridotto all'osso, come siamo ridotti noi, e ha un'idea meravigliosa. Non è quella di armiamoci e partite, ma semplicemente quella di fare la guerra a un grosso Stato. Una guerra lampo, nel senso che la guerra inizia e finisce lo stesso giorno perché il piccolo staterello si arrende e alza le mani. Con un'idea però meravigliosa in testa, come diceva
la Brillantina Linetti, l'ispettore della Brillantina Linetti. Se noi dichiariamo guerra, perdiamo la guerra, il vincitore ci deve mantenere. Quindi vengono risolti tutti i nostri problemi economici. Ah, beh, insomma, fare così, dici tu, ho capito. Ecco perché Potrebbe vogliono fare la guerra. essere una soluzione da tenere presente in questi casi, in questi frangenti di pericolo. Ecco. Un'altra cosa che volevo, poi chiudiamo il termine, l'argomento della guerra, è una cosa che mi sono sempre chiesto. Fare una guerra oggi non è che vai con la spada, col cavallo, con l'armatura di tua proprietà. Fare una guerra oggi è estremamente costosa. In un paese come la Libia, come i paesi dominati dall'ISIS, che sono in uno stato economico devastante perché nessuno più lavora, questo è il problema, perché tutti sono impegnati ad agitare il mitra in ogni occasione, a uccidere e via discorrendo, mi sono sempre chiesto: come fanno queste nazioni fondamentaliste a mantenere l'esercito, a mantenere i soldati e a poter rifornire d'armi gli stessi, ma anche i normali cittadini? È arrivato proprio oggi sul Fatto Quotidiano una risposta estremamente interessante, in cui l'ambasciata Iraq all'ONU dice che gli jihadisti si finanziano con il traffico di organi. Ah. È una notizia scioccante, perché prima c'era il petrolio, poi c'erano i reperti archeologici dovuti allo svuotamento dei musei, dei siti archeologici che là sono piuttosto numerosi, e adesso salta fuori che l'ambasciatore iracheno Mohammed Ali al-Hakim ha dichiarato che la fonte maggiore di finanziamenti in questo momento di tutti i movimenti e i gruppi jihadisti è il traffico degli organi. Certamente, e questa è una battuta molto triste e molto brutta da fare, di corpi ne hanno finché vogliono, su da cui espiantare gli organi. Perché Certo che è un dramma, se è una cosa del genere. questo è un dramma enorme, perché dopo l'uccisione, dopo le decapitazioni, eccetera, fanno scempio dei cadaveri per poter recuperare tutto il recuperabile. L'hanno scoperto semplicemente controllando le fosse comuni dove vengono seppelliti i cadaveri. E hanno scoperto che molti cadaveri a molti cadaveri mancavano gli organi che di solito vengono utilizzati, cioè il cuore, i reni, il fegato e altre parti che sono di interesse chirurgico. E tra le altre cose, a Mosul esiste una scuola di specializzazione chirurgica che ha gestito in questo periodo l'espianto, perché non può essere fatto da un soldato o da un cittadino qualunque, bisogna che sia fatto secondo delle logiche chirurgiche ben definite. Sta di fatto che
nella scuola di medicina sono stati trucidati 10 medici e 2 dottoresse perché si sono rifiutati di fare queste operazioni sui cadaveri. Quindi vediamo che è vero quello, insomma, che quello che ha detto questo ambasciatore, no? Certo, beh, sempre con il beneficio di basterebbe non comprare più gli organi da quelle parti, per solo che poi dopo diventa un bel problema. Purtroppo, come lo vediamo in tanti articoli dei giornali, ma anche in tanti romanzi, quei romanzi scritti da medici, da chirurgi, specialmente in America, la persona che ha disperato bisogno di un organo, non dico proprio il cuore, ma anche organi importantissimi ma minori del cuore, non sta tanto a badare la sua da che provenienza derivi. Quindi, in questo caso dovrebbero essere i governi a intervenire. Ah, ma sai, nella confusione che c'è in questo periodo non credo che ci possa essere un controllo di questo genere. Quindi volendo, i controlli li possono sempre fare. Sì, questo certamente. Perché secondo me anche lì è un grande business, quindi Lì è un po' come quando regnava il petrolio, adesso regnano queste nuove forme tragiche di business che si stanno dilagando a più non posso. Siamo arrivati, carissimi amici, alle 11, ovvero 23, quindi passerei la palla all'amico Rosario per decidere cosa fare, se vogliamo andare avanti o andare a Nanna. Questo qui che tu hai fatto, sai che mi hai preso? Non lo sapevo questo fatto degli organi, mi credi? Comunque sul Fatto Quotidiano di oggi, come gli altri articoli sono sul Fatto Quotidiano, quindi però d'altronde il consigliere Mladenov si è detto cautamente ottimista sulla speranza che sia i politici sia i religiosi in Iraq possono porre fine, possono, non dico fine, ma almeno freno a questa cosa. Perché molte zone adesso comunque che erano state conquistate dall'ISIS stanno ritornando ai governi originali, quindi si sta comunque creando un cerchio intorno a questo Stato islamico fondamentalista. Speriamo che questo sia un primo passo, diciamo, verso una tranquillizzazione dei paesi arabi, anche perché contengono tante di quelle bellezze architettoniche, archeologiche, naturalistiche, che certamente adesso stanno soffrendo di mancanza di turismo. Una domanda, caro Rosario, dimmi. Diciamo, per finire, l'ISIS ha detto che è a sud di Roma già pronto all'invasione della capitale, ma tu che sei stato a Napoli in questi giorni hai visto qualcosa? Non ho visto niente. Ai 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 ai, questa è una notizia falsa e tendenziosa. Senti, volevo riallacciarmi al discorso iniziale, ti ricordi quello del referendum? Benissimo, allora in Lombardia la Lega ha ottenuto il via libera al referendum per l'autonomia.
grazie okay. ai voti del Movimento 5 Stelle. Certo. Quindi il Consiglio ha approvato la proposta della consultazione per chiedere ai cittadini se vogliono certo, maggiore voti. Libertà nelle materie di competenza della Regione. E già questa operazione costerà 15 milioni di euro. Ma certo! Ma ricordiamoci che le consultazioni elettorali, le consultazioni referendarie sono dei bagni di sangue. Sì, vabbè, però si può anche stare a livello bene. Economico, a questo punto si sarebbe bello e si spererebbe che si potessero fare. Ecco, l'unica cosa che mi piace del Movimento 5 Stelle è la votazione online, con tutti i suoi dubbi e le perplessità che ci possono essere, certamente, però è un sistema leggermente più economico. Quindi, in principio, ritornando al referendum della Lega, insomma, il referendum della Lega era per una Lombardia statuto speciale, poi alla fine è diventato un referendum per ottenere maggiori autonomie su cui il Carroccio ha trovato l'appoggio dei 5 Stelle, cioè dice l'articolista Luigi Franco sul Fatto Quotidiano, o meglio il contrario, visto che proprio al lavoro del Movimento 5 Stelle in commissione si deve il quesito più blando, cioè quello senza rischi di incostituzionalità, che è arrivato in Consiglio regionale, è passato con 58 sì e 20 no. Se contrari erano solo il PD e il Patto Civico di Umberto Ambrosoli, cioè che loro mettono l'accento sui costi della consultazione, accusano il Movimento di 5 Stelle di fare da stampella alla maggioranza di centrodestra, in effetti, perché i 5 Stelle in questo caso li hanno fatta da stampella. Poi dopo volevo finire, Alfredo, dimmi. Con un'altra notizia. Più allegro, spero. No, c'è una notizia, cioè, se da un lato c'è la Lega che chiede più autonomia, eccetera, parlo sempre di un altro leghista, il sindaco Tosi di Verona, no? Cosa ha combinato? Allora, l'articolo sul Fatto Quotidiano di Lucio Musolino dice Verona, calabresi in festa per la vittoria di Tosi. Il sindaco pedinato a Crotone. Imprenditori definiti dai carabinieri contigui all''Ndrangheta a pranzo con un assessore della città veneta per parlare di appalti. Il primo cittadino seguito dai militari una trasferta a Crotone. Nell'intercettazione di un'inchiesta collegata all'operazione A Emilia, l'ipotesi del sostegno elettorale alla giunta leghista in cambio di affari pubblici. Insomma. Insomma, mi devono spiegare. Io però Tosi mi è simpatico come sindaco, lo devo ammettere. La persona mi è simpatica. Io non sono a favore della Lega, almeno sarò. Però io sono, che amo il mondo, quindi cerco di allargarmi e non distingermi, no? Tu che vivi proprio nel focolaio della Lega. No, ma è tanto quello, perché tu puoi vivere bene dappertutto. Poi se ci sono dei politici, dei consiglieri che sono onesti, che lavorano ben venga. Però questo non fa, secondo te, non va in contrasto su quanto è successo in Lombardia. Perché se da un lato vogliono maneggiare più soldi la regione Lombardia, no? Sì. Giusto? I politici vogliono con quel referendum, non ti fa un attimino, non ti sembra che vada in contrasto con questa cosa, no? Ma tu come la vedi? Come la leggi questa cosa? Nera. No, non te lo so dire, purtroppo di politica non è che me ne intenda molto. Non lo so, io spero che la tua descrizione di questo politico sia l'onestà. No, non lo conosco. Così c'è, mi è simpatico come persona, così vedendola parlando, no, ci sono perché delle persone, se non conoscendo parli che una persona senti parlare, certo, no, è così. No. Lo so, adesso sono intercettazioni, sono
inchieste che si fanno, eccetera, per l'amor del cielo. Ne parleremo. Sono un garantista fino alla fine, cioè fino al terzo grado di giudizio. Io vorrei finire con una citazione filmica, siccome abbiamo parlato di referendum, di regioni, eccetera, mi rifaccio a un film divertentissimo, 2061, con Abbattantuono e tanti altri bravi attori, in cui si prospetta, 2061 vuol dire 200 anni dopo l'unificazione d'Italia, e in cui si prospetta un'Italia che è ritornata al Medioevo praticamente, in cui tutto il sud sarà in mano agli arabi e il centro sarà in mano al Vaticano. Ci sarà il Ducato di Firenze, sul Po ci sarà l'Emilia Libera, sul Po sarà tirato un muro e sopra la Lega. Quindi ritorniamo praticamente alle origini, e d'altronde la storia, come diceva Guicciardini, è un ripetersi sempre delle stesse cose. Purtroppo, proprio perché si ripetono, noi non siamo in grado di ricordarle, e questo è veramente un male endemico. Facciamo gli stessi errori. Certamente. A te per la chiusura, caro Rosario. Io con la chiusura vorrei, sono le 23.09, vorrei suggerire a chi ci sta ascoltando di andare a leggere sul sito di antimafia2000.it, 2000 scritte in lettere, un articolo del 9 di febbraio di l'articolo è, se non sbaglio, di Saverio Lodato, e parla della memoria di Peppino Impastato, che dice che ha un cuore antico. Se ti ricordi il libro 100 passi questo... ancora, l'ultimo libro di Salvo Vitale. C'è stato anche il film. Sì, anche il film. Comunque Saverio Lodato scrive che ci sono stati tanti libri sulla mafia che vengono scritti a caldo a seguito di stragi e grandi delitti, sull'onda di forti emozioni dell'opinione pubblica che almeno per il momento si fa massa, si ritrova unita, assapora la sensazione della sua invincibilità. E dice: quante ne abbiamo viste stagioni del genere, che poi senza apparenti spiegazioni scartavano invece nel loro contrario, nel ritorno allo scetticismo, alla sfiducia, nel prevalere di un cupo pessimismo dovuto al fatto che quasi istintivamente si è portati a credere che se da oltre un secolo e mezzo mafia è sempre stata mafia, allora sarà anche in futuro. E consiglio di leggere questo libro su www.antimafia2000.it, 2000 scritto in lettere, nel 9 di febbraio di Saverio Lodato. Sto guardando il sito ed è molto bello. Sì, il fondatore e direttore è Giorgio Bongiovanni. Sì, domani me lo guarderò con calma, perché può sempre, dovremmo tenere tutte le volte qualche minuto per parlare di mafia. Non sì. Sarebbe una cattiva idea. No, per niente. Assolutamente, anche perché non è più in appalto solo al sud la mafia, è in appalto a tutta l'Italia e a tutto il mondo, purtroppo. Certamente. Bene, allora diamo appuntamento ai nostri amici a martedì prossimo, sempre alle ore 22, qui su Science Web Network. Avete ascoltato Don Chisciotte e i mulini a vento, quattro chiacchiere tra Don Chisciotte, l'amico Alfredo, e Science, il vostro Rosario, alias Science. Finiamo qui questa puntata. Potete riascoltare la registrazione in questi giorni, quando me inserirò su YouTube, diciamo la andrò a infilare dentro le nostre pagine su YouTube e su Facebook, no? Non mi viene la parola. Ormai sono già le 11 passate.
Sì, è così. Paura della nanna. Paura della nanna. Bene, un caro saluto a tutti e grazie Alfredo, grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Che sono, stavo guardando appunto i conti là, sono abbastanza stasera Alfredo. Bene, sono contento. Peccato che non ci hanno telefonato. Questo è un grosso dispiacere che provo, anche perché sarebbero di grande aiuto per condurre delle trasmissioni non solo sul nostro pensiero, ma sul pensiero molto più complete, perché esatto, perfettamente potrebbe far ascoltare il pensiero di altre persone. Certamente, speriamo, dai, non abbattiamo. No, alla prossima, cari amici. Ciao, ciao a tutti. Ok, ciao a tutti. Where'd you be if